Costo della benzina, un problema che andrebbe affrontato seriamente. Il terremoto nella valle nel ricordo di un ex funzionario della prefettura di Agrigento. Anno pessimo il 2022 per i quartieri agrigentini come Fontanelle, che anno sarà il 2023? Sigilli al viadotto Furiano rischia di crollare da un momento all'altro. Buongiorno da Attiva Notizie, caro carburanti e minaccia di sciopero dei distributori. È l'argomento che tiene banco ed è per questo che apriamo con l'intervista di Arturo Cantella a Riccardo Di Benedetto del sindacato FIGC. Riccardo Di Benedetto del sindacato FIGC, ecco, lei rappresenta le pompe di benzina aderenti al suo sindacato. Ecco, c'è questa ipotesi del giorno 25 e giorno 26 di uno sciopero generale delle pompe di benzina. Ecco, c'è, diciamo, una sorta di responsabilità. Sembra che tutto il peso dell'economia italiana ricada sulla speculazione e su questo aumento di prezzi della benzina. Il punto di vista, diciamo, vostro, delle vostre imprese e del vostro sindacato. Chi vi parla è il presidente regionale FIGC Sicilia. Praticamente è stata montata da parte del governo, e mi dispiace moltissimo perché era un governo a me che è caro, a me amico. Praticamente subito dopo l'aumento delle accise, praticamente il prezzo chiaramente è schizzato di 18,3 centesimi, nulla in più e nulla in meno rispetto a quando era stato abbassato di 30 centesimi. C'è stato un aumento di 12, un aumento di 18, siamo arrivati a 30 centesimi. Sicuramente non è colpa nostra, era una legge che scadeva il 31 dicembre del 2022 e il governo Meloni ha deciso chiaramente di rimettere in vigore le accise. Tutto è nato, secondo me, dal fatto che le autostrade, che hanno costi esorbitanti perché pagano delle royalty pesantissime, pagano il passo carrabile, l'ANAS chiaramente chiede cifre esorbitanti, un affitto del suolo altissimo, chiaramente per contenere i costi hanno dovuto aumentare l'accisa regolarmente, ma non in più di quanto costava prima della riduzione delle accise. Ora che cosa è successo? Si è creata una bolla mediatica, le ripeto, ci tengo a sottolinearlo, da parte di qualche incompetente del governo, il quale praticamente ha deciso di scaricare tutto ai gestori degli impianti di carburanti, che sono praticamente l'ultimo carro della filiera. Noi praticamente abbiamo un margine di 3 centesimi. Che vada il governo a cercare le speculazioni, le vada a cercare altrove. Prima di noi ci sono le compagnie petrolifere, ci sono i depositi, c'è una serie di cose che sicuramente a noi interessano pochissimo. Noi guadagniamo massimo 3 centesimi al litro. Ora ci hanno costretti con questo decreto legge praticamente ad esporre il prezzo nazionale, a comunicare praticamente i prezzi ogni giorno. Significa che un povero gestore che si alza la mattina alle 7, che sta sull'impianto fino alla sera alle 8, deve avere tutte queste incompense che creano problemi logistici. Abbiamo tantissime altre cose da fare, dipendenti, banche, consulenti e compagnia bella, e ci vediamo costretti a rispettare questo decreto che ritengo e mi auguro che verrà revocato. A proposito, di come tutti sapete, alle 11, quindi fra 10 minuti, praticamente i nostri rappresentanti nazionali di FIGC assieme a FAIB e FEGICA verranno praticamente ricevuti dai sottosegretari, dai ministri competenti, a cui faremo capire che è tutta diciamo una presa in giro, cioè che praticamente si è voluto scaricare
nei confronti dei gestori tutta questa responsabilità, che assolutamente, mi creda, a noi è solo ed esclusivamente sta facendo un danno enorme, perché la gente è convinta che i ladri della filiera siamo noi, poveri gestori. E veniamo al terremoto nel Belice. Ex funzionario della prefettura di Agrigento ai nostri microfoni ricorda quei giorni. Il 15 gennaio ricorre l'anniversario della tragedia del terremoto della Valle del Belice. Ecco, un suo ricordo? Essenzialmente i comuni terremotati sono stati 4, San Buca e Santa Margherita, Montevago e Menfi. Parzialmente pure Sciacca e Ribera e tutti quei comuni del rendoterra beliciano. I ricordi, guardi, io in quel periodo sono stato chiamato dal Ministero dell'Interno e sono stato assunto in prefettura. I ricordi sono tanti, tantissimi. Ricordo benissimo, per esempio, che giornalmente 3-4 mezzi pesanti si recavano nei comuni terremotati a portare materiali, a portare, diciamo così, cibo, bevande, tutte quelle cose aiuto, che erano tutti gli aiuti necessari. E questi camion partivano ad Agrigento per le zone terremotate ed erano scortati dalla polizia. Per esempio, c'è stata una scena molto che mi ha addolorato. Ho visto, per esempio, in via Tanea, dove c'era un negozio che vendeva mobile, che proprio in quel periodo hanno caricato delle bare, una quindicina di bare su un mezzo pesante, che si è recato appunto verso le zone. Quella è stata la scena che mi ha veramente sconvolto. Diciamo che poi successivamente lo Stato emanò una legge proprio ad hoc per i terremotati. Che cosa consisteva questa legge? Questa legge era suddivisa in quattro articoli, articolo 33, 37, 39 e 41. L'articolo 33 non rimborsava, dava un contributo ai terremotati per quelli che avevano perso mobilio, materassi, tutto l'arredamento della casa. L'articolo 37 invece consisteva nel dare un contributo a fondo perduto a tutti gli artigiani. Gli artigiani, i calzolai, i muratori, quelli che avevano perso un contributo di 500 euro, ricordo che 500 euro, mila lire. 500.000 lire erano soldi, il mio stipendio allora era di 87.000 lire. Ebbene, questo contributo lo hanno preso in un primo tempo pochissimi, perché non erano iscritti all'albo della Camera di Commercio. E quindi è venuta fuori quasi una rivolta, perché molti dicevano: io non sono iscritto all'albo della Camera di Commercio, però di fatto esercito l'attività. Successe quasi un venimondo, una protesta generale. La legge fu, diciamo così, modificata, nel senso che la gente, il richiedente, pur non essendo iscritti alla Camera di Commercio, di fatto la Camera di Commercio dichiarava che di fatto espletavano quell'attività. Quindi quasi tutti hanno preso il contributo. Senta, parliamo ora delle personalità. L'articolo 41 è importante. L'articolo 41 che cosa prevedeva? Che per tutti i morti, cioè quelli che essenzialmente erano morti sotto il terremoto, si davano un contributo di 1 milione. Per i successivi congiunti dello stesso nucleo familiare davano 500.000 lire. Quindi, se per esempio c'erano 3 morti in un contesto familiare, pigliavano 1 milione più 500, 500, 2 milioni. Ecco, in quel periodo hanno dato testimonianza e solidarietà anche diverse personalità dello Stato. Sì, ecco, infatti, quali sì, ricorda tra tutti? Benissimo, guarda, ricordo bene che è venuto il Presidente della Repubblica Saragat, che soggiornò qui ad Agrigento, e l'allora avvocato Onofrio
capitano, lo invito nella sede del, Circolo dei Nobili. Lui si spostò in quella sede, in via Atenea, proprio prima della Camera di Commercio, dove ancora abbiamo l'insegna che il Presidente della Repubblica ha visitato quel posto, quel Circolo dei Nobili. Poi è venuto anche l'onorevole Moro. L'onorevole Moro soggiornò qui ad Agrigento in prefettura e pernottò pure in prefettura. Ricordo che è stata bonificata tutta la zona, specialmente la notte c'è stato un pattugliamento, lo ricordo benissimo. E il suo auspicio qual è? Beh, il mio auspicio è quello, per esempio, guardi, a Messina proprio l'anno scorso hanno smantellato tutte le baraccopoli dell'allora terremoto, l'hanno completamente, e messo in funzione delle case popolari, una zona specifica per quella gente. Vorrei che anche in questa circostanza i comuni terremotati venissero aiutati e dare loro uno spazio specifico, una zona specifica e potersi così, diciamo così. Ma di fatto lo Stato l'ha fatto, no? Ha dato tanti soldi, la ricostruzione, sì, a Memphis, per cui diciamo dopo tanti anni sono pochissime le testimonianze delle baraccopoli. La regione no, la regione è stata molto silente, non è intervenuta in questo senso, quindi potrebbe, secondo me, dare uno sbocco specifico a questa gente e dire che anche noi siciliani siamo capaci di fare qualche cosa. Un lasso di tempo, per esempio un lasso di tempo molto lungo, quello di Messina, ma qua siamo siamo al 55esimo anno e ancora non si vede niente. Anno pessimo il 2022 per i quartieri agrigentini, ma come sarà il 2023? A Fontanelle, uno dei più grandi quartieri della città, si spera che qualcosa cambi. Vediamo. Parliamo adesso di uno tra i più grandi quartieri di Agrigento, ovvero Fontanelle. Il 2022 per il quartiere è stato un anno pessimo per l'assenza dell'amministrazione comunale e il 2023 non sembra promettere nulla di buono sotto questo aspetto perché nulla si muove ancora per migliorare le condizioni di vita. Abbiamo inviato agli uffici competenti diverse segnalazioni, dicono dal Comitato Fontanelle Insieme. In particolare, sottolinea Vito Lauricella, presidente del comitato, abbiamo nuovamente sollevato il problema del decoro urbano, la mancanza di pulizia e la mancata attenzione sulla sicurezza stradale. In via Alessio Di Giovanni, ad esempio, si continua a scorazzare con le auto che sembrano in un circuito. Nessun rispetto della segnaletica, tra l'altro in una strada dove hanno sede le scuole e dove c'è un parco giochi frequentato dalle famiglie. E dire che diversi mesi fa il problema era stato sollevato con l'ormai ex assessore alla polizia locale Francesco Picarella. Un discorso caduto nel dimenticatoio, così come ci si è proprio scordati del problema legato al buio che interessa zone abitate da decine di famiglie. Il Comitato Fontanelle Insieme continua a battersi perché siano date finalmente delle risposte sulle principali criticità, come la mancanza di idonei cartelli della toponomastica. Ma quello che è diventato insopportabile è il problema legato alle erbacce. È qui che l'incuria si fa sentire pesantemente. I cittadini fanno notare, e il Comitato di quartiere lo ribadisce nei propri comunicati, la necessità di una programmazione attenta contro il degrado, soprattutto in prossimità delle scuole, della parrocchia e nei pressi degli esercizi commerciali. Da un anno all'altro, insomma, dalle parti di Fontanelle la situazione rimane assolutamente precaria. Diciamo che il quartiere di Fontanelle attende che il comune di Agrigento si ricordi che esistono anche le zone lontane dal centro, dove devono essere garantiti i diritti e l'attenzione necessaria per farne dei luoghi dove la civiltà si tocchi con mano. Gli scatti che abbiamo visto
sono del comitato di quartiere e sono allegati alle istanze indirizzate al comune di Agrigento. E a proposito di fontanelle, c'è da aggiungere che l'unico punto di riferimento rimane la parrocchia di San Nicola, che assieme al comitato di quartiere ha organizzato le manifestazioni natalizie, facendo vivere una piacevole atmosfera in zona. Alessio Lattuca, domani alla Camera di Commercio alle 9.30 ci sarà un importante appuntamento. Ecco, ricordiamo che cosa si tratta e facciamo un invito anche per capire qual è il momento che si sta vivendo anche in virtù di questa ipotesi del rigassificatore sì, rigassificatore no. Bene, domani l'incontro è orientato verso i giovani perché ci saranno alcune scuole che partecipano all'evento, il cui tema è Expo firma per il clima. Il nostro obiettivo, oltre a quello di combattere l'ingresciosa vicenda del rigassificatore nella Valle dei Tempi, perché si ripropone il tema e in modo anche più incisivo e in modo anche più prepotente, perché il governo Draghi ha fatto una norma liberticida che consentirà di scavalcare tutte le autorizzazioni per chiudere un percorso in 120 giorni, come è accaduto a Piombino. Le vicende agrigentine sono ancora più complicate perché mentre prima avevamo un solo nemico che era Enel, oggi il nemico è Enel, Snam, Eni e tutti i players cosiddetti, dei soggetti che si occupano delle energie fossili. Sembrerebbe un controsenso perché la transizione ecologica prevede che entro il 2035 non ci sarà più l'energia fossile ma sarà trasformata in energia sostenibile. Tutto questo è come se nel paese fosse ininfluente, nonostante gli stessi governi che hanno emanato questa norma hanno firmato i protocolli europei a COP26 e a COP27 che prevedono la diminuzione delle emissioni, si chiama Fit for 55, cioè entro il 2035 le emissioni si devono ridurre non più del 40% ma del 55%. Guardate che contraddizione! È proprio un'operazione da teatro della follia, teatro dell'assurdo, perché mentre il governo scrive queste norme per ridurre le emissioni e quindi eliminare il gas, nel frattempo emette delle norme che prevedono lo snellimento delle procedure per attivare il rigassificatore, fare di nuovo raddoppiare la dorsale di Snam per utilizzare, vedi un poco, i fondi del PNRR che avrebbero altro significato, altro impegno, perché il PNRR serve per la transizione ecologica e per la transizione energetica al 70% dei fondi, mentre li stanno utilizzando come sempre male, per cui questi fondi che avrebbero un ruolo importantissimo soprattutto per il sud pretendono, guardate un poco, di essere utilizzati per fare l'hub del gas ad Agrigento, cioè Porto Empedocle dovrebbe diventare la bocca aperta del gas che collega tutti i gasdotti già esistenti e quello nuovo che vorrebbero fare nella Valle dei Tempi, che dovrebbe attraversare la valle per 14,7 km, un tubo da 2 metri di diametro dentro Colimbetra, per esempio. Quindi domani cosa succederà? Domani parleremo con i giovani di, come dire, una sorta di orientamento alla sostenibilità per creare, per concorrere anche noi nel nostro piccolo, dare la nostra puntura di spillo per, diciamo, inseminare l'idea che l'ambiente, la sostenibilità, la tutela il riscaldamento climatico non riguardano soltanto le istituzioni, la politica, ma riguardano i singoli comportamenti dei soggetti che possono concorrere da un lato ad applicare per se stessi, diciamo, i comportamenti, dall'altro a protestare verso quelli che vogliono fare delle cose diverse da quelle che andrebbero fatte per legge. Nuovo reparto di malattie infettive all'ospedale dei bambini di Palermo, inaugurato dal presidente della regione, il servizio di Arturo Cantella. Inaugurati nuovi posti di terapia subintensiva all'ospedale dei bambini,
Al taglio del nastro del nuovo reparto erano presenti, oltre al presidente Schifani, nella qualità di commissario delegato per il potenziamento della rete ospedaliera, anche l'assessore regionale alla salute Giovanni Volo, il dirigente del dipartimento Asoa Rodriguez, il direttore generale dell'ARNAS Colletti, il soggetto attuatore del commissario delegato per l'edilizia Lizio, la ristrutturazione del reparto pediatrico di malattie infettive avviata in primavera del 2021 per una spesa di oltre 2 milioni di euro rientra tra le opere di potenziamento della rete ospedaliera regionale avviate dalla struttura del commissario delegato. Oggi è una bellissima giornata, ne vorrei celebrare tante come questa. La potenzialità della sanità pubblica dimostra ancora una volta di riuscire a raggiungere degli obiettivi, in particolar modo nei confronti dei bambini, una parte società indifesa. E così come la grande scommessa che io e l'assessore Volo abbiamo sposato, quella di completare i lavori del grande polo pediatrico che ospiterà centinaia di posti letto e diventerà un polo di riferimento dell'Italia meridionale. La Sicilia non deve essere fanalino di coda, i genitori non devono soffrire portando i propri bambini a Roma, a Milano, se sono affetti da cardiopatie gravi ed altro, resteranno a Palermo. E questo è il nostro obiettivo, l'obiettivo che intendo raggiungere a tutti i costi. Questi 10 posti letto rientrano in un complessivo di potenziamento dell'ospedale pediatrico e noi possiamo solo augurarci che non siano utilizzati per eventi pandemici come quelli che abbiamo vissuti sinora, e piano piano ma con grande cautela e grande attenzione, quindi invito sempre all'uso dei sistemi di protezione che sono le mascherine. Stiamo molto attenti perché questa nuova influenza e soprattutto nella fascia pediatrica ha dimostrato di essere assai problematica, per cui arrivano veramente al momento opportuno questa dotazione di posti letto in più perché aiuterà gli operatori a dare risposta qualificata e consistente al bisogno e alla domanda di salute che naturalmente viene dal territorio. Nuova piattaforma per gli operatori economici avviata da AICA. La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo aica.tuttogare.it. La società consortile agrigentina denominata AICA, che gestisce il servizio idrico in parte comuni della provincia, lancia la nuova piattaforma aica.tuttogare.it e amplia il parterre degli operatori economici. Sono questi artigiani, professionisti e imprese attraverso una piattaforma telematica dedicata in fase di avvio che sostituisca il precedente sistema di procurement. AICA lancia aicatuttogare.it, una piattaforma che punta appunto a sostituire ogni altro sistema di acquisto utilizzato fino ad oggi e raggiungibile all'indirizzo aica.tuttogare.it oppure cliccando sul link portale gare nella sezione amministrazione trasparente, bandi di gara e contratti. L'obiettivo è quello di convogliare nei tempi opportuni tutto ciò che riguarderà gli operatori economici e le gare sul nuovo portale e in tal senso durante il processo di transizione. La società che gestisce il servizio idrico manterrà attivi entrambi i sistemi, continuando a operare sia con l'attuale area dedicata che con la nuova piattaforma. Gli operatori economici, le imprese, gli artigiani, i professionisti che lavorano già per l'azienda o desiderano cominciare a farlo dovranno quindi registrarsi sulla nuova piattaforma seguendo le indicazioni contenute nelle norme tecniche di utilizzo sul link aicatuttogare.it norme tecniche. Intanto per ciò che riguarda l'AICA è stato dato mandato all'ATI di intimare al comune di Camassa il passaggio delle reti. Il piccolo centro dell'Agrigentino insieme a Lampedusa, che invece ha provveduto, è l'unico comune a essere rimasto fuori dalla nuova gestione. All'atto della costituzione della società erano stati 33 i comuni che avevano aderito, tolti quelli che hanno ottenuto dalla regione la deroga per l'articolo 147 che consente la gestione del servizio idrico in house. Rimanevano solo Camassa, Lampedusa e Linosa. Hanno già consegnato le reti comuni di Joppolo Giancaxio, San Biagio Platene e Sant'Angelo Muxaro.
E visto i ritardi che si sono accumulati, l'ATI intimerà il Comune di procedere alla consegna delle reti, mentre per Lampedusa e Linosa i tecnici dell'AICA e il direttore generale Enzo Greco Lucchina si sono recati sull'isola per effettuare la ricognizione degli impianti e delle reti del servizio idrico integrato. Sigilli per rischio di crollo al viadotto Furiano sull'autostrada A20. Ancora pochi centimetri di margine di scivolamento dai piloni di sostegno e il crollo del viadotto Furiano sull'autostrada Messina-Palermo tra Acque Dolci e Caronia sarebbe diventato probabile in caso di sollecitazioni sismiche o di altra natura, anche di bassa entità. Questo terribile scenario rappresentato dai tecnici ha indotto la Procura della Repubblica di Patti a chiedere il sequestro del viadotto sulla canna di monte direzione Palermo. Il provvedimento è stato disposto nelle scorse ore dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti, Andrea La Spada. Il decreto di sequestro, eseguito dagli uomini della Polizia Stradale di Sant'Agata Militello, giunge nell'ambito del procedimento che vede iscritti sul registro degli indagati tre dirigenti del Consorzio Autostrade Siciliane. Le ipotesi allo stato contestate sono di rifiuto di atti d'ufficio e omissione di lavori in edificio o costruzioni che minacciano rovina, poiché, secondo la accusa, pur consapevoli delle criticità di tenuta del manufatto mai revisionato e rispetto al quale l'ente concessionario si è mostrato inadempiente nei riguardi del quadro normativo tecnico in termini di controllo periodico della stabilità, hanno omesso di provvedere ai lavori necessari di risanamento o di manutenzione straordinaria. Il viadotto Furiano figurava infatti tra quelli finiti sotto la lente dell'ispezione disposta a marzo 2021 dal Ministero delle Infrastrutture, per cui erano state fatte specifiche osservazioni. In merito al provvedimento di sequestro adottato dalla Procura di Patti con una nota, Filippo Nasca, recentemente insediatosi alla guida del consorzio, precisa che la campata lato monte del viadotto Furiano è stata chiusa dallo scorso 11 novembre proprio per gravi ragioni di sicurezza. Il traffico veicolare avviene attualmente a doppio senso di circolazione sull'altra campata autostradale estranea al sequestro. Prendo atto del doveroso provvedimento della magistratura. Continua Nasca. La struttura gestionale e tecnica dell'ente sta predisponendo le misure necessarie per ripristinare le condizioni di piena agibilità del viadotto, che tuttavia richiederanno del tempo. Mi sono sentito telefonicamente anche con l'assessore regionale delle infrastrutture, col quale abbiamo ovviamente concordato sulla necessità immediata di assicurare in ogni modo e con l'urgenza del caso la sicurezza degli automobilisti. L'impegno del presidente della regione Renato Schifani in favore dei lavoratori ex PIP. Presidente della regione Renato Schifani e l'assessore all'economia Marco Falcone hanno incontrato a Palazzo d'Orleans una delegazione di lavoratori del bacino ex PIP. Durante il confronto il governo regionale ha annunciato l'avvio di una ricognizione tra le società partecipate della regione per verificare eventuali vuoti di organico che possono essere colmati attingendo da questi precari. Abbiamo già avviato, affermano Schifani e Falcone, una due diligence sui profili presenti e sui posti disponibili. A seconda delle richieste che arriveranno dagli enti, potremmo riuscire in una prima fase a ridurre intanto il numero dei precari. Ancora nel bacino, nel frattempo a Roma tratteremo per il superamento dei tetti di spesa previsti dall'accordo Stato-Regione. Un vincolo tuttora vigente che ci limita moltissimo. Il governo regionale sta già facendo tutto quanto nelle proprie immediate possibilità per risolvere questa decennale pagina di precariato e non cesseremo di interloquire con il governo nazionale fino a quando non si troverà una soluzione definitiva e sostenibile che restituisca dignità professionale a tutti questi lavoratori. Ancora attestati di cordoglio per la scomparsa di Biagio Conte. Arturo Cantella. Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato uno dei primi a diramare all'agenzia il suo messaggio di cordoglio, con cui ha espresso profondo dolore per la triste notizia. Secondo il Capo dello Stato, Fratel Biagio è stato un punto di riferimento non soltanto a Palermo per chi crede nei valori della solidarietà e della dignità e della persona, che ha testimoniato concretamente in maniera coinvolgente ed eroica
il rimpianto e la riconoscenza nei confronti, conclude il Presidente della Repubblica Mattarella, vanno espressi consolidando e sviluppando anche in futuro le sue iniziative affinché il ricordo della sua figura sia concreto e reale, così come è stato il suo esempio. Proseguire l'opera di questo fratello laico che aveva una parola buona per tutti ma anche un po' di spesa per chi non aveva nulla da portare in tavola sembra essere il leitmotiv di tutti gli interventi di cordoglio dei politici. Don Luigi Ciotti, presidente di Libera e del gruppo Abele, ricorda che Biagio non ha predicato il Vangelo, lo ha vissuto. Con i fatti ci ha insegnato che la parola evangelica è scomoda, a volte urticante, perché ci parla di un Dio da accogliere prima che da cercare, un Dio, per Don Luigi Ciotti, che si manifesta nelle persone fragili, povere, ferite nell'anima e anche nel corpo, persone che prima che aiuti cercano fratelli capaci di mettersi nei loro panni. Questa è la responsabilità che ci lascia a Biagio di diventare più umani e più accoglienti. Anche la Chiesa Cattolica esprime il cordoglio da parte di tutti i vescovi. Piange così la sua scomparsa, ma è edificata dalla sua vita operosa e concreta donata negli ultimi e dimenticati. Ha vissuto il suo carisma di discepolo della carità, alla sequela di Cristo, centro della sua esistenza e missione. Così Antonio Raspanti, vescovo di Acireale e presidente della Conferenza Episcopale Siciliana. E c'è stato tempo anche per una sonata in memoria di un uomo buono. Questo l'omaggio che ha reso il Teatro Massimo, dove ieri pomeriggio nella sua monumentale scalinata ha squillato gli ottoni della Massimo Youth Orchestra in memoria di un grande uomo come quello di Biagio Conte, uomo d'assaio verde che ha insegnato cos'è la solidarietà. Ma penso che mi ha cambiato la vita. Quando quella volta ero nel 2018 sotto le poste centrali, ho deciso un'altra volta di rivoltare tutta la mia vita da capo e di trasferirmi qua a Palermo con mia moglie. Penso a quando io mi dovevo riconciliare con la mia famiglia e mi spunto sempre fratello Biagio quando sono andato giù su in Veneto. Ed è stato elemento fondante per farci ricongiungere con i miei familiari con cui eravamo litigati, quindi bisticciati, come vogliamo dire. Fratello Biagio mi è comparso in tanti momenti della mia vita quando cercavo un segno di Dio e mi è spuntato lui. Quindi Riccardo, quali sono le ultime parole che fratel Biagio ti ha detto? Ma l'ha detto soprattutto ai potenti. Lui ha detto non dimenticate i poveri, l'ha ripetuto in tutte le lingue, tutte le autorità, e ha detto poi sempre anche costruiamo tutti insieme un mondo migliore, e ripeteva le varie autorità siete un dono, perché in realtà tutte le autorità sono un dono e tutte le persone sono un dono, ma dobbiamo operare per salvare tutti, non lasciare nessuno indietro. Questo è un po' il suo messaggio, e qui il messaggio della missione è che qui nessuno viene lasciato indietro. Dovrebbe essere un, come dire, un motivo importante di tutti noi. Una settimana fa di parlare, però lui per sentire, io penso che ci abbia ascoltato a tutti, fino all'ultima preghiera che abbiamo fatto assieme a lui. Anche voi lo avete conosciuto? Sì, tutti. C'è un problema di detenzione pure. Da quanti anni? È un ricordo di fratello Biagio. 19 anni che sono qua. Nel 2004 sono stato accolto alla missione tramite anche lui, Tonino, che era lui il responsabile. Allora sì, io non volevo dire. Io ero uno che conoscevo i detenuti, allora potevo dare atto a quello che per quello che ha fatto Biagio Conte. Già si vede dalla coda delle persone che siamo qua, già un bel po' è ripagato. Poi io da palermitano, per me è un pensiero mio santo subito per i poveri, quello che ha fatto per Palermo, santo Biagio di Palermo. Ho fatto un disegnino, un pensiero. Pausa per la pubblicità, linea alla regia. Presso la sede di Palermo si è svolta la sessione invernale della Conferenza Episcopale Siciliana. A presiedere i lavori il vescovo di Acireale, Monsignor Antonino Raspanti, che assieme ai vescovi presenti ha ricordato il Papa Emerito Benedetto XVI.
arriva una nuova ordinanza del sindaco di Agrigento su piazza Ravanusella in tema di protezione civile. È stata estesa infatti l'interdizione parziale della piazza dal civico 13 al civico 28, assicurando un corridoio pedonale adiacente le attività commerciali. Ovviamente per quanto riguarda piazza Ravanusella non si potrà andare avanti con le ordinanze sindacali, ma si dovranno accorciare i tempi per un adeguato ripristino dei luoghi, come sollecitano i residenti. Consulta dello sport a Messina, ancora nulla di fatto. Abbiamo provveduto nei giorni scorsi a effettuare la prima convocazione che compete al sindaco e all'assessore dello sport di questa consulta. Di fatto è emerso che un numero altissimo di componenti previsti in questa consulta rende difficoltosa la convocazione stessa, cioè parliamo di circa 500 rappresentanti del mondo dello sport tra CONI, enti di promozione, federazioni sportive, discipline sportive associate ed associazioni sportive del territorio. È un problema legato all'esigenza, all'impossibilità o alla mancata volontà di una parte di questo mondo di esserne parte. Infatti la logica non è comprendere tutti, ma inserire all'interno di questa consulta, come è ben prevista nella prima parte del regolamento, e cioè io chiedo di farne parte e faccio un'istanza, quindi vuol dire che esprimo una volontà certa, quindi se chiedo di farne parte poi parteciperò. E mentre invece la seconda parte prevede, diciamo, la presenza di tutti a prescindere dalla volontà, e quindi alza il numero, fa innalzare il numero degli aventi diritto. Abbiamo convocato la consulta qualche giorno fa e avevamo 17 partecipanti su 500. Cosa immaginate di fare adesso per far decollare questo strumento? Bisogna modificare questo testo e trovare una soluzione, chiaramente in linea col Consiglio Comunale, che possa fare in modo che il mondo dello sport possa dire la sua, possa essere propositivo, e non solo per quanto riguarda l'impiantistica, quella, diciamo, più o meno la conosciamo bene, ma sulle azioni che possono migliorare la diffusione del mondo dello sport, su tutte quelle azioni che possono fare in modo che ancora, diciamo, un maggior numero di cittadini possono essere coinvolti nelle organizzazioni sportive e procedere con continuità ad una frequenza delle discipline sportive amatoriali o agonistiche che, come sappiamo bene, hanno benefici a 360 gradi. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e arrivederci.